Andiamo subito allora con Cosimo Termite, ci porta a Cesena e vediamo questi gol. Andiamo pure avanti. Eccoci qua, c'è un lungo in profondità per Schachner, vedete lo scatto perentorio dell'austriaco che supera Brio e poi di destro infila Zoff, 1-0. Il raddoppio, andiamo un po' piano, Rossi dà palla indietro per i compagni, ma c'è anche Schachner, non si avvede dell'intervento di Schachner, e questo è un gol contestato dagli Juventini. Vedrete che sulla palla sono Gentile e Cabrini, Schachner poi alla meglio, Gentile poi soffia la palla a Schachner, e quando fa per andare a raggiungerla è trattenuto per un braccio, torniamo un attimo indietro, facciamolo rivedere, è trattenuto, il suo braccio sinistro, vedete, è trattenuto dal braccio sinistro di Schachner, e proprio l'austriaco stoppa lo Juventino e lo supera, lo scavalca in velocità, lo Juventino alza il braccio a reclamare il fallo, anche Cabrini, ma l'arbitro lascia correre, corre di più di tutti Schachner, che evita anche Zoff e mette dentro, 2-0, gol convalidato. Prima vedete le proteste abbastanza vivaci, tutti gli Juventini, Gentile in testa ovviamente. Prima della fine del primo tempo il gol della Juventus da Cabrini, testa di Boniek, e Brio, vedete, scavalca due avversari e mette dentro, supera Recchi. A fine del primo tempo 2-1. Il pareggio nella ripresa da Platini, stop di petto di Bettega, mezza girata, palla dentro. Bettega era subentrato marocchino nella ripresa, 2-2.